Ciao a tutti, altro spazio molto interessante è quello dedicato all'unboxing di un prodotto che per molti sarà pietra miliare sul mercato per quanto riguarda Nokia. Parlo del N900, l'esordio della piattaforma Memo, in questo caso Memo 5, che andremo a guardare tra pochissimo molto da vicino, quindi restate lì. Eccoci dunque, analisi immediata, breve e semplice della scatola del Nokia N900 che andiamo a fare insieme. Scatola che ricorda molto quella dell'N97, questa ormai è la nuova linea di confezioni per quanto riguarda i prodotti di serie N, tutto materiale riciclato per quanto riguarda la produzione di Nokia, di packaging di Nokia. Ecco il telefono così come appare, con un sistema di apertura devo dire un po' complesso, poi magari lo vediamo insieme, ma vediamo dentro la confezione. Allora, un caricabatterie, e questo abbiamo lo standard micro USB, niente di particolarmente innovativo, un auricolare con la possibilità di scegliere tra l'altro i padiglioni meglio adatti al proprio orecchio, un cavo micro USB e poi l'uscita video per la televisione. C'è anche un interessante adattatore, questo serve praticamente per adattare i caricabatterie di vecchia generazione al nuovo attacco micro USB, e ovviamente poi ci sono varie informazioni, libretti, Tra poco vediamo anche come si comporta il telefono. Ecco dunque il Nokia N900 con la sua piattaforma Memo, così come appare con l'utilizzo di questa versione di software che dovrebbe essere quella definitiva, visto che il telefono ormai è in procinto di arrivare sui mercati. Vedete dunque la possibilità di utilizzare le dita su questo schermo di reattività, devo dire notevole. Le funzionalità, ecco, sono un attimino da studiare, perché la cosa che appare ad esempio che a me ha colpito è che non ci sia un link istantaneo alla tastiera del telefono, perché per attivare il telefono viene utilizzato praticamente questo pulsante, quello che vedete con la cornettina del telefono. Appare il telefono, a quel punto si seleziona la tastiera per le eventuali telefonate, però ecco, vedete, non c'è, che è una cosa un po' particolare, un link immediato al telefono per quanto riguarda insomma la struttura di base del software, così come era invece sempre sul Nokia N97. Allora, vediamo un po' le funzionalità primarie. Questi pulsanti in alto sono quelli fondamentali per la funzionalità del telefono. Come vedete, probabilmente, ecco, ricominciamo da zero. Questi pulsanti portano all'apertura del menu e l'eventuale poi sottomenu, ma quel pulsante serve anche per recuperare le eventuali applicazioni attive. Questo infatti è un sistema multitasking. Facciamo un esempio, intanto apriamo ad esempio la rubrica e poi torniamo alle origini. Adesso a questo punto possiamo tornare proprio al desktop e magari aprire anche internet. Lascio aperto comunque, vabbè, senza fare alcun tipo di utilizzo del browser, lascio aperto questa scheda. Schiacciando in pratica quella icona si vedono tutte le istanze aperte in quel momento. Cliccando sull'istanza che noi scegliamo, torniamo in pratica al task che vogliamo raggiungere. Cliccando più volte, avete visto, si arriva all'icona del menu. Volendo tornare indietro invece si clicca sulla parte che è vuota, diciamo, della zona dove sono riportati i task. C'è poi questa icona di stato, cliccando la quale si sceglie molto velocemente il volume della suoneria, quale profilo attivare e poi alcune funzioni base fondamentali veloci, c'è l'indicazione della batteria. Allora, ci sono da fare alcune considerazioni. Secondo me questo è un prodotto assolutamente interessante, la piattaforma software è carina. Provo ad esempio ad utilizzare la funzione di
clic veloce, vedete, io ho cliccato radio in questo momento e raggiungo l'utente radio number one. Non ho ancora una totale dimestichezza, tra l'altro, con l'utilizzo dello schermo, però ecco, vi mostro in pratica quelle che sono le funzioni di base in modo molto spiccio. Devo dire che quello che sicuramente spicca è che, tenete conto, io ho una rubrica di 2450 numeri di telefono. Il telefono non è rapidissimo nel gestire questa rubrica. Diciamo che è molto più rapido da questo punto di vista il sistema Android con lo stesso numero di contatti. Per il resto devo dire che invece il telefono è reattivo, interessante la reattività. Dal mio punto di vista l'unica cosa che ho trovato davvero problematica è stato la durata della batteria. Io con questo telefono sono riuscito ad arrivare in una giornata lavorativa pura dalle 8 del mattino sino alle 3 del pomeriggio. Alle 3 del pomeriggio ho dovuto in pratica abbandonare questo telefono per trovare un prodotto alternativo perché la batteria era finita. Secondo me il prodotto è carino, bello, ben fatto, un po' voluminoso. Diciamo che dal punto di vista del form factor ricorda molto l'HTC Touch Pro nella sua prima versione, quindi insomma un po' in ritardo forse come form factor rispetto a quelli che sono i competitors di mercato. È interessante l'utilizzo comunque dei diversi desktop, diciamo delle scene, così come le chiamerebbe, degli spazi, così come li chiamerebbe Apple. È interessante l'utilizzo dei widget. Sto facendo adesso questo utilizzo diciamo di prima mano proprio in questi giorni. Devo dire che mi piace molto la piattaforma software, dà un sacco di possibilità di utilizzo, dalla navigazione internet, condivisione di foto, l'utilizzo di social networks. L'unico problema veramente grosso che io trovo è la durata della batteria, che è veramente insufficiente. Per il resto, un bellissimo prodotto.